è una legge vergogna da parte di un governo che, parafrasando Salvemini, è il governo della malavita, che definisce eroi gli stallieri di Arcore come Mangano, come Vittorio Mangano. Noi continueremo ad opporci a questo governo della malavita e prima o poi lo manderemo a casa, perché gli atti e i fatti di questo governo va contro gli interessi del paese, della povera gente, e a favore dei soliti oligarchi che non vengono intaccati neanche nella manovra. Parlo delle autorità che pseudo indipendenti, parlo della Consob, dell'Agicom che dovrebbe essere sciolta, e quindi continueremo a batterci per difendere i diritti ad essere informati, diritti garantiti dalla Costituzione. Perché l'opposizione oggi è coesa e in altre occasioni invece non è così? Noi ci auguriamo che per vincere le elezioni ci sia l'unità più ampia delle forze di sinistra, quindi anche qualche mal di pancia rispetto a chi una volta difendeva i lavoratori e adesso difende gli interessi dei banchieri. Bisogna superare questi mal di pancia e ricostituire il fronte, come nella battaglia di liberazione che è stata fatta dai nostri partigiani. Bisogna equiparare alla liberazione, diciamo, perché questo è un governo che bisogna mandare a casa al più presto.